cioè il fatto di che va a colmare le distanze che sia i trattamenti sul derma che i trattamenti di lipoaspirazione semplice non facevano, cioè va nelle zone d'ombra chirurgiche che magari mancavano. Cioè in pratica il target di questa macchina sta tutto nella fantasia del chirurgo, cioè quella di andare a cercare quelle cose che prima non si potevano fare. È importante cambiare la mentalità perché si possono levare grosse quantità di grasso, ma non è importante questo, mentre è molto importante la possibilità di rimodellarlo, quindi diciamo va a incidere nelle zone che prima erano considerate pericolose, come per esempio l'interno cosce, l'interno delle braccia, nel viso, dove la doppiazione, quella di body contouring e di retrazione, danno la possibilità di fare un vero e proprio lifting, non di 10 cm ovviamente, ma di un centimetro e mezzo, fino a alcune pelli, soprattutto quelle che non sono del tutto distrutte dal chrono aging o dal photo aging, possono dare un'ottima reazione e possono avere dei ottimi risultati. Ovviamente, ripeto, sta tutto nella fantasia, noi il nostro target è proprio quello di fare dei piccoli diciamo segmenti del corpo che possono essere trattati con queste piccole cannule e quindi abbiamo all'interno delle cosce, abbiamo detto, il modellamento del gluteo, della parte bassa del gluteo per quanto riguarda quello, l'addome, la ricostruzione per esempio dell'ombelico, cioè il ridimensionamento dell'ombelico che è stato trattato con lipoaspirazioni più aggressive, il modellamento dei fianchi, questo qui vengono molto bene. Tutto ciò che riguarda la modellazione minima della mammella, quindi parliamo di post-intervento della mammella e quindi il trattamento dei prolungamenti ascellari, per esempio, vengono molto bene. E poi passare alla parte del viso, che è la parte che è importante.